Buongiorno a tutti, vi ringrazio in anticipo per la tolleranza per il mio italiano. Dunque, il soggetto della conferenza Credenze, Ragioni e Pregiudizi era proposto dagli organizzatori del festival, è un stile interessante, però devo dire che la nozione di pregiudizi è una che pone tanti problemi e ho deciso di non parlare di pregiudizi per niente, e dunque il nuovo titolo è Credenze, la ragione, le ragioni. Dunque, parte dell'interesse per questa tematica oggi è l'importanza data alle fake news, a questa informazione assurda nel livello di irrazionalità apparente, che hanno un effetto su di noi di attrarre l'attenzione al stesso tempo che le troviamo veramente di basso livello. È un po' come un tipo di porno intellettuale, è difficile di smettere di guardarlo, però non è che ci dà tanto soddisfazione. E questo è una delle fake news le più famose degli ultimi anni, il movimento dei birth, della gente che hanno sostenuto che il presidente Barack Obama era nato in Kenya. Essere nato in Kenya non è una cosa negativa per niente, però dato la Costituzione americana questo implicava che non è il presidente legittimo, e dunque non c'era nessuna ragione oggettiva di pensare questo, era un tipo perfetto di fake news. Poi ci sono un tipo di fake news con un implicito razzista, con le conseguenze politiche di delegittimazione del presidente, abbastanza odioso. Poi ci sono anche delle false informazioni che sono più buffa, insomma, più leggero. Ad esempio l'idea che il mondo è piatto piuttosto che un globo nell'antichità era una tesi difesa da grandi scienziati dell'epoca, ma da tanto tempo sappiamo che no, la Terra è rotonda, però col sviluppo dell'internet l'idea della Terra piatta è diventata di nuovo qualcosa per fare un po' di trolling, per cominciare dei dibattiti abbastanza finti. Dunque questo è un sito italiano, Terra Piatta, che sostiene che la Terra è piatta, che l'idea che sia un globo è un fake news, infatti. Ma la nostra reazione tipica davanti a questo tipo di informazione d'apparenza molto irrazionale è di chiedersi come è possibile comprendere e tollerare che altre persone abbiano credenza che noi troviamo profondamente irrazionale, e poi in più queste persone considerano le nostre credenze irrazionali, cioè motivo di indignazione o di essere stupiti anche. Ma una possibilità sarebbe di pensare che la gente che difendono queste idee non hanno la ragione, non sono esseri di ragione come noi, ma questo non è il nostro atteggiamento. Sì, dei piccoli bambini hanno delle idee completamente irrazionali e buffa, non siamo arrabbiati o indignati, va bene. Quello che succede non abbiamo dubbi che loro hanno la ragione, e quello che ci irrita o stupisce è che loro non sembrano fare un buon uso della ragione che hanno. Poi questi esempi di fake news, di cose poco serie come la nascita di Obama in Kenya o l'idea che la Terra è piatta, sono, come dicevo, un po' di porno, non è tanto interessante. Gli stessi problemi, fino a un certo punto, si ritrovano in dibattiti più seri, più autentici, e anche in discussione privata. Dunque, i dibattiti sui vaccini e l'obbligazione di vaccinare, sui immigrati, fino a quando possono essere accogliati, o non, ci sia un dovere, ci sia una possibilità. Ancora i dibattiti sulle limite della libertà d'espressione. Sono temi su cui abbiamo tutti delle idee molto forti, delle profonde convinzioni, e siamo facilmente indignati della gente che hanno le opinioni opposte. Io sono così. E
dunque ritroviamo in questo cose più serie lo stesso problema di un'apparenza di irrazionalità. E anche nella vita privata, possiamo avere conversazioni con persone della famiglia, con amici, su dove andare in vacanza, sul tuo futuro professionale, sulle cose del malessere di un amico, e anche delle volte sono conversazioni simpatiche, ma delle volte siamo indignati delle razionalità delle persone con cui non andiamo d'accordo. Dunque, anche in queste cose ordinarie siamo pronti a trovare irrazionali le credenze degli altri. Che cosa è la razionalità? Che cosa è la ragione che siamo disposti a pensare che gli altri, con chi non andiamo d'accordo, usano così male? E la ragione è un tema importante nella filosofia dall'antichità, almeno da Aristotele e anche da Plato. E c'è una visione standard con molto diverse forme, ma che esiste ancora oggi e che si può spiegare così. Primo, l'idea iniziale che si trova già nell'antichità è che la ragione è ciò che ci rende superiore agli altri animali. La somiglianza tra gli umani e altri animali è stata sempre una cosa un po' imbarazzante, insomma. E immaginare che abbiamo potere molto superiore, molto diverso di quelli degli altri animali, ci aiuta a pensare come veramente superiore. Dunque la ragione è stata una delle superiorità generalmente riconosciuto agli esseri umani. E poi, questa visione standard, classica della ragione, c'è una spiegazione perché ragioniamo, delle cose, della funzione della ragione, perché ragioniamo. E l'idea è che lo facciamo per arrivare a credenze vere, o migliori decisioni, è un strumento della conoscenza, della cognizione individuale che ci permette di andare molto più avanti. E come facciamo per ragionare? Come funziona questo sistema che ci permette di andare così avanti? Ma se stiamo seguendo regole di logica o di probabilità o un equivalente psicologico di queste regole formali? E l'idea dunque della razionalità, della ragione, è quella di un aspetto della psicologia individuale, un potere individuale per pensare meglio. Qui c'è la copertina di un libro recente sul ragionamento, un buon libro, infatti una collezione di saggi, e tipicamente hanno messo la foto della scultura di Rodin, il pensatore, molto concentrato sulle pensieri propri. A me devo dire che non sono convinto che questo tizio stia veramente pensando alle questioni intellettuali, in particolare essendo nudo penso che è molto concentrato su quello che sta facendo al cesso, ma questo è un altro problema. Dunque, questa visione classica della razionalità, della ragione, pone diversi problemi. Infatti c'è una doppia enigma. Primo, l'idea di questo, che la ragione è come un superpotere che hanno solo gli esseri umani, andava bene fino a Darwin, fino alla metà dell'Ottocento, quando ancora una volta le nostre qualità erano viste come dato da Dio e potevano infatti essere completamente diverse di quello che si trovano da altre parti nella natura. Da Darwin sappiamo che anche se siamo animali molto particolari, siamo evoluti da altre specie, i nostri antenati 5 milioni di anni fa erano anche gli antenati delle chimpanzee e delle bonobo di oggi. E dunque il carattere staccato di tutte le funzioni che si trovano tra altre specie della ragione, come è visto in modo classico, diventa un vero problema. Possiamo avere tratti che hanno evoluto a grande distanza di quello delle altre specie, però deve essere elementi di continuità che non sono chiari per niente nel caso della ragione come è concepito in modo standard. E poi la cosa ancora più enigmatica è che va bene di avere un superpotere, siamo spero tutti molto fieri di questo superpotere, però c'è stato sempre di più di lavoro sperimentale in particolare che ci fa
vedere che in fatto non ragionamento non, non siamo tanti bravi a ragionare, infatti, la nostra ragione non funziona tanto bene. E in fatto si può già vedere con dati storici. Dunque questo è Isaac Newton, che era uno dei più grandi, possibilmente il più grande scienziato della storia umana, è lui che ha trasformato la fisica in una vera scienza in senso moderno del tema, ha fatto un contributo fondamentale anche alla matematica e altri domini. Dunque è un nessuno può pensare di avere più ragione che aveva Newton. E dov'è il problema? Il problema è che quando è morto ha lasciato un milione di parole che avevo scritto di notte e che sono state conservate in istituzioni accademiche, tranne per quasi un milione di parole che sono state disperse, che non interessavano nessuna istituzione e che dopo sono state in parte ritrovate. E dunque la verità è che Newton ha scritto quasi un milione di parole su un altro dominio, sull'alchimia. Era un alchimista, ha passato quasi 30 anni della sua vita a fare dell'alchimia, di notte a occuparsi della fornace dove stava cercando di trasmutare le sostanze. E di questo lavoro, come di tutto il lavoro dell'alchimia, non resta niente. E come mai un uomo con tale intelligenza, tale capacità di ragionamento, non ha usato la sua ragione per dire che ha un investimento di attenzione, di tempo, di forza, di ragionamento totalmente privo di interesse? Dunque, questa combinazione di estrema razionalità, estrema intelligenza e di stupidità, e di idiozia, si trova così spesso, non solo in Newton, ma in tanta gente, che dobbiamo tutti sospettare che esiste anche dentro di noi. Poi, a livello sperimentale, ci sono negli ultimi 60 anni stati tanti esperimenti che hanno dimostrato che su problemi di ragionamento semplice, la gente, cioè noi, molto spesso ci sbagliamo, facciamo degli errori di ragionamento abbastanza elementari. Questo è un esempio un po' meno discusso nella letteratura. Dunque, quella c'è la situazione, ci sono tre persone, c'è Guido, e Guido è sposato, e Guido sta guardando Fulvia, e Fulvia sta guardando Tonio, e Tonio non è sposato. E questo i dati presentati a partecipanti ai nostri esperimenti, e la domanda che è fatto è: c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata? E il scelto di risposte è sì, no, o non si può dire. Pensateci un attimo, c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata? Si può dire? Se si può dire sì o è no? Beh, infatti la risposta la più comune è di dire che non si può dire. Ci sono qui gente che non sono d'accordo che non si può dire, che hanno un'altra risposta? Well, forse siete timidi, o forse pensate tutti che questa sia la risposta giusta. Infatti è la risposta che danno il 90% della gente. Però è falsa, è dimostrabilmente falsa, e faccio la dimostrazione adesso. Un piccolo pezzo di ragionamento di cui siete tutti capaci fa vedere che non è così. Dunque, ci sono due, non sappiamo se Fulvia è sposata o no, ma vuol dire che ci sono due possibilità, o è sposata o non è sposata. Se Fulvia è sposata, in questo caso lei è una persona sposata che guarda una persona non sposata, cioè Tonio. E in questo caso la risposta è sì, chiaramente. Ma c'è la possibilità che lei non sia sposata. E se non è sposata, in questo caso c'è Guido che è sposato e che sta guardando Fulvia che non è sposato. E ancora una volta la risposta è sì. E dato che queste sono le due possibilità, la risposta è non che non si può dire, ma sì, c'è una persona sposata che guarda una persona non sposata. Dunque un tipo di... ci sono tanti esperimenti di questo, ho scelto questa perché è molto semplice da spiegare in due minuti, ma ci sono tanti dove troviamo sempre la stessa
il fatto che c'è un ragionamento semplice che dà la risposta giusta e la gente, la maggioranza della gente, danno una risposta sbagliata. Dunque, un modo di spiegare questo tipo di dati che sono accumulati in ultimi 60 anni è di proporre un'alternativa alla teoria standard del ragionamento, della ragione, che viene sul nome della teoria duale del pensiero, è scomparso una delle... Dunque, ma scusa, questo non va bene, dove sono? Ok, no, scusate, un piccolo problema di... Ecco, dunque, questa teoria duale, Two System Theory in inglese, è stata in particolare difesa da Daniel Kahneman, il premio Nobel di economia, in questo libro Thinking Fast and Slow, che è pubblicato in 2011, che ha avuto molto successo, è un libro ottimo. Però anche con questa teoria duale della ragione ci sono problemi. La teoria si presenta così, l'idea che ci sono due tipi di pensiero, non solo il ragionamento ma anche l'intuizione. E l'intuizione costa meno, è più facile da fare, è più veloce, è un funzionamento parallelo, e si fa in modo inconscio, non è bisogno di pensarci, è abbastanza automatico, usa delle tecniche di associazione mentale, delle oristiche, delle piccole ricette per ragionare. Al contrario, il ragionamento è più lento, opera in modo seriale, è tipicamente conscio, è controllato, è basato su regole, è più analitico. E dunque l'idea è che il ragionamento è molto meglio, tranne che costa molto di più. E dunque usiamo normalmente l'intuizione, che tante volte funziona abbastanza bene, però c'è un rischio di sbagliarsi che può essere corretto con l'uso del ragionamento. Dunque il ragionamento arriva in seconda fila per aiutarci quando l'intuizione non funziona. È una teoria abbastanza interessante, però ci sono problemi. Torniamo ancora una volta a questo caso. Secondo la teoria duale, la risposta intuitiva è che non si può dire, perché abbiamo un'intuizione che non c'è abbastanza informazione per dare una risposta. Una risposta ragionata e di dire la risposta giusta, sì. Ma i problemi sono così. Primo, anche su questa prospettiva, la ragione resta un superpotere misterioso, è staccato da tutte le altre capacità mentali degli uomini, degli esseri umani e anche degli altri animali. Secondo, non è che ci aiuta, ad esempio, come un caso come quello di Newton. Quando Newton faceva l'alchimia, ragionava in continuazione. Sono argomenti di ragione l'uno dopo l'altro. Dunque non era messo in via sbagliata attraverso l'intuizione, la ragione lo portava all'errore. E poi i dati sperimentali, che ci sono sempre di più, fanno vedere due cose, che primo spesso l'intuizione funziona meglio della ragione, si sbaglia meno, e questo non va bene con la teoria duale, se l'intuizione si sbaglia meno della ragione, perché pagare il prezzo più forte del ragionamento? E anche spesso la ragione non è per niente oggettiva, il vantaggio supposto della ragione è questa oggettività, infatti non c'è, la ragione non è particolarmente oggettiva. Dunque, un modo di verificare questo è di prendere un esperimento con quella di Guido e Fulvia e di incoraggiare, di quasi obbligare i partecipanti a ragionare, non solo dare la risposta intuitiva, ma prendere il tempo di ragionare e di dare una ragione esplicita per la loro risposta. E che cosa succede quando facciamo questo? Migliora la performance? Danno risposta meglio, ma no, la cosa che succede è che la gente danno chiaramente passano tempo a pensarci,
danno ragione per la loro risposta, ma danno ragione per giustificare la risposta sbagliata. Dicono che non c'è abbastanza informazione, senza sapere se Fulvia è sposata o no, non si può dare una risposta certa, e così avanti. Dunque, questo non migliora i risultati. Il fatto di ragionare non ha la funzione attributi della concezione duale, la visione duale della ragione. E poi il fatto, la cosa che è sempre più evidente, e c'è molto lavoro sperimentale che dimostra, è che su qualsiasi intuizione siamo sempre in grado di trovare ragione per giustificarla. Anche per le intuizioni le più sbagliate, non c'è problema. Un bellissimo esperimento che è stato l'ispirazione di tanti esperimenti un po' più complessi e anche bellissimi, è stato fatto da due psicologi americani, Nisbet e Wilson, in un shopping mall, grande supermercato. Dunque c'era donne davanti a un commercio di vestiti, e le donne viene chiesto quali sono i colon di migliore qualità, con quattro paia di colon davanti a loro. Okay. Poi viene questa la loro ragione, le loro preferenze. Ok, toccano le colonne, ci pensano, hanno una preferenza e danno la ragione della preferenza. Infatti, le quattro paia di colonne sono tutte identiche, non c'è differenza, sono le stesse. Niente differenza. Eppure le partecipanti hanno preferenze e danno ragioni per giustificare le loro preferenze. E questo si è fatto con uomini, donne, anziani, bambini, su tutti i tipi di soggetto, e funziona sempre. Dunque, sembra che le nostre ragioni servono a difendere le nostre intuizioni. Dunque, che le intuizioni vengono prima, e quando usiamo la ragione, dopo, non è per fare una correzione dell'intuizione, è per rinforzare l'intuizione, dare all'intuizione una difesa pubblica più sviluppata. Dunque, questo è stato uno dei nostri punti di partenza con il mio collaboratore Hugo Mercier, quando avevo scritto questo libro, The Enigma of Reason, l'enigma della ragione. E abbiamo sviluppato un approccio interazionista alla ragione. La ragione, diciamo, è prima di tutto una competenza sociale, non è un modo per pensare meglio, non è una tecnica di mente per il pensiero individuale, gioca il suo ruolo nell'interazione con gli altri. Dunque il pensatore di Rodin, se è veramente un pensatore, che c'è ancora una volta, non è buon modello dell'uso del ragionamento. Invece il ragionamento succede ad esempio in comitato, dove gente deve confrontare punto di vista diverso per prendere una decisione municipale, ad esempio. Questo, io ho fatto un lavoro di campo antropologico tanti anni fa, queste sono due persone che hanno un argomento su un problema di divinazione, questi sono gli intestini di una pecora che è stato sacrificato e non sono d'accordo sull'interpretazione, hanno argomenti dei due lati. Qui è una scena del film La terrazza di Ettore Scola con discussione, e qui una scena di Who is Afraid of Virginia Woolf, una discussione, un argomento tra moglie e marito. E poi anche sul web ci sono queste discussioni tra persone che non si conoscono, ma che scambiano argomento senza fine. Dunque, in questa prospettiva, in questo approccio internazionista che difendo, primo, come funziona la ragione? Intuizione e ragione, diciamo, non sono due sistemi alternativi. Infatti l'intuizione non sono il prodotto di un singolo sistema, ma di una moltitudine di meccanismi differenti, tutti meccanismi di inferenza intuitiva, e che hanno delle competenze diverse. Dunque abbiamo delle intuizioni sul tempo, si pioverà o no, sulla che cosa sta pensando la persona vicino a noi, l'umore dei nostri figli, la velocità dei veicoli quando stiamo guidando, il stato di salute, e così avanti. Dunque abbiamo una grande diversità di meccanismi intuitivi che sono tutti abbastanza specializzati, e le intuizioni sono
i prodotti di tutti questi meccanismi. E la cosa che noi diciamo è che tra questi meccanismi c'è la ragione. La ragione è uno di questi meccanismi di inferenza intuitiva. È un meccanismo che produce intuizione su che cosa? Su ragioni. La ragione sono intuizioni su ragioni. Non ho tempo qui di sviluppare in dettaglio, ma questa è l'idea di base. E qual è la funzione della ragione in questo tipo di contesto? Usiamo la ragione per produrre ragione in due modi, o in modo retrospettivo per giustificare la nostra opinione o azione davanti agli altri, come un modo di coordinazione sociale, per avere un po' di controllo sul modo in cui siamo visti dagli altri, per stabilire insieme delle norme, insomma, accettabili per tutti, e in modo prospettivo, non retrospettivo, usiamo le ragioni come argomenti per convincere gli altri di cambiare le loro opinioni e di prendere nuove decisioni. Dunque, questi sono le due tipi principali di uso delle ragioni, prodotte della ragione, e poi questo del lato della produzione, poi c'è un lato della valutazione. Quando altre persone ci presentano con giustificazione loro, con argomenti per convincerci, siamo in grado, la ragione ci aiuta a valutare le giustificazioni e gli argomenti e accettare o no di essere influenzato da loro. Tante volte sono argomenti accettabili, ragioni giuste aiutano noi a capire gli altri meglio e a migliorare le nostre idee e opinioni. Però il fatto che siamo in grado di giudicare, di valutare questi argomenti, gioca un ruolo cruciale in questo. Se fosse solo un'affare di produzione di argomenti, sarebbe solo un modo di manipolazione dell'altro. Questo non ha senso, non si potrebbe evolvere, perché potrebbe venire la disposizione a accettare di essere manipolato in questo modo. No, accettiamo di ascoltare le ragioni perché siamo veramente in grado di valutarle. Dunque, questo approccio interazionista fa due predizioni che non si trovano in altri approcci alla ragione o al ragionamento, sono veramente delle predizioni che non hanno nessuna versione nella psicologia del ragionamento, sono nuove, e da quando qualche anno fa abbiamo proposto questa idea, c'è sempre più di dati sperimentali che confermano queste predizioni. La prima predizione è meno controversiale, dire che la produzione di ragione dovrebbe avere quello che in inglese si chiama un my side bias, una tendenza a difendere il proprio punto di vista, non è oggettiva. Quando la produzione di ragione, siamo come avvocati che cercano di difendere il nostro punto di vista. Quando lo scopo è di difendere il suo punto di vista, è molto diverso del scopo di scoprire la verità. La verità abbiamo il sentimento dell'aver già, e a questo punto cerchiamo argomenti per convincere le altre. È giusto e utile in questo caso che ci sia questo tipo di my side bias, il pregiudizio del mio lato, insomma. In valutazione, al contrario, la valutazione di ragione dovrebbe essere più oggettiva, perché, come lo diceva, se non è più oggettiva, questa interazione non serve a niente. E questo è veramente un'idea nuova e che con sempre più evidenza che è sperimentale che la dimostra. Dunque, torniamo ancora una volta al caso di Guido e Fulvia. E collaboratore mio, Ugo Mercier, con cui ho scritto, e altri, Nicola Clédière e Emmanuel Trouche, hanno fatto una serie di esperimenti con questo tipo di compiti e anche altri tipi di esperimenti sul ragionamento. E dunque mettono i partecipanti in una classe, dove qui c'è posto per 35 persone, e in nero ogni quadrato è un posto dove una persona può sedersi, come una classe di scuola, e poi c'erano quattro sedi che sono rimasti vuoti in questo particolare esperimento. E a queste 31 persone viene dato il problema di Guido e Fulvia. E hanno il tempo di scrivere una risposta e trovare una risposta, e chiedono qual è la risposta. E dunque due persone
su Trentuno ha trovato la risposta giusta, sì. E tutte le altre hanno detto, non si può dire. Bene, questo è normale, come uno può aspettarsi. Ma andiamo avanti. A questo punto sono incoraggiati a parlare con i loro vicini e cercare di convincere i loro vicini che hanno ragione. E poi chiediamo a qualcuno che ha cambiato le sue idee, va bene, scriviamo, e poi ancora una volta si va così avanti fino a che arriviamo all'unanimità. Ecco quello che succede. Progressivamente la risposta giusta cresce, convince sempre più gente, non c'è movimento in altra direzione, fino a quando, dopo 15 passi, infatti, tutti i partecipanti in questa occasione sono convinti della risposta giusta. Voglio dire, questo significa che quando stanno cercando di usare la ragione per trovare la risposta giusta, non aiuta molto perché hanno già un'intuizione e trovano ragione per rinforzare la loro intuizione. Quando ascoltano le ragioni degli altri, sono molto più oggettive, critiche, capaci di riconoscere buone ragioni e di rifiutare ragioni cattive. Nessuno di loro che hanno avuto a ogni passo la risposta giusta sono stati convinti di loro che avevano la risposta falsa. Dunque, il ragionamento individuale, solitario, fatto da solo, in ricerca della verità o della soluzione giusta, non è affidabile. Può succedere, può non succedere, tante volte non succede. E tipicamente non aiuta tanto a andare al di là di un'intuizione iniziale. Cioè, su tutti i tipi di problemi e domande abbiamo abbastanza velocemente un'intuizione. Prima di avere studiato il problema, ragionato a fondo sul problema. E a questo punto la ragione viene solo a confermare l'intuizione. Gli individui fanno un migliore uso della ragione quando discutono con gli altri, perché siamo bravi a trovare le idee giuste delle altre. A noi pensiamo che le nostre idee sono sempre giuste. Non abbiamo la capacità di avere uno sguardo critico sulle proprie ragioni, tranne precisamente nel contesto dell'interazione con gli altri che ci danno contro-argomenti e che siamo in grado di apprezzare. Dunque, per tornare al caso, come è questo, il piccolo dato, punto sperimentale che ho fatto è per dire che l'approccio interazionista trova delle prove sperimentali che sia giusto. Torniamo al caso di Isaac Newton, che nella visione classica, nella visione dual system, poteva risolvere. Qui non c'è mistero questa volta. La fisica, la matematica, Newton la faceva in discussione con altri scienziati del suo tempo. Era la periodo, l'inizio della periodo della Royal Society, e c'era discussione scientifica in continuazione. Anche quando stavo lavorando da solo, stavo rispondendo agli argomenti degli altri, preparando delle risposte degli argomenti per convincere gli altri. Era tutto un scambio di argomento e di idea. Quando l'alchimia è una cosa che si fa in segreto, non c'era un pubblico critico per ascoltare le sue idee. Stava cercando direttamente a trasmutare le materie, non a convincere la gente da una teoria giusta. Dunque, la sua estrema intelligenza in un contesto di discussione, di dibattito con altra gente anche di grande qualità intellettuale è stato estremamente produttiva. La stessa intelligenza, la stessa capacità di ragionamento usato in modo solitario ha significato che ha perso 30 anni della sua vita a fare questo. Ha vissuto molto fino alle 80 e dunque non e ha fatto tanto, però 30 anni di Newton, pensateci. E dunque, l'uso individuale è mai meglio che quando usiamo il nostro ragionamento individuale per interagire con gli altri. E l'uso collettivo, quando, come l'esperimento che ho descritto, mettiamo la gente insieme per risolvere un problema. E qui non è che automaticamente succede
una convergenza verso la verità, la buona soluzione, per niente. È una possibilità, ma può andare in una direzione opposta. Può andare verso una convergenza o verso una polarizzazione. In gruppi di persone che hanno un scopo comune, ad esempio di risolvere un problema, e diverse idee di partenza, tipicamente possono convergere sull'idea migliore. E ancora una volta c'è molto lavoro sperimentale, anche nell'insegnamento, in modo per trasmettere le conoscenze, lavoro su piccoli gruppi, come in fatto consiglio municipale, un giury legale, tutto. C'è tanto che fa vedere che, anche se non è perfetto, la convergenza verso una soluzione più giusta, un'idea più giusta, è abbastanza comune. Però, se prendi e metti insieme un gruppo di persone, che non, entrano un gruppo di persone in una discussione, che non hanno un scopo comune, e hanno opinioni di partenza che sono opposte, la cosa che succede è di esagerare la divergenza. C'è una polarizzazione, prendono le posizioni ancora più opposte che avevano prima. Sì, ad esempio loro scopo è di far elire un partito piuttosto che un altro. Questi sono scopi in diretta opposizione. E a questo punto l'argomento fanno che le loro idee vengono ancora più radicalmente opposate. E un altro caso, si prende un gruppo di gente che hanno già le stesse convinzioni. Dunque non è che hanno bisogno di convincere le uno delle altre perché pensano la stessa cosa. Che ruolo gioca l'uso di argomenti in questo tipo di contesto? E di rendere la gente più fanatici. C'è un'alta probabilità di diventare ancora più estremi nelle loro opinioni. Dunque la fanatizzazione, l'estremismo è tipicamente un effetto dell'uso della ragione tra gente che sono già completamente d'accordo. Dunque, la doppia enigma della ragione è risolto per l'approccio interazionista che ho suggerito. La ragione non è un superpotere misterioso, è un meccanismo che ci dà dell'intuizione, come tanti altri meccanismi, in questo caso intuizione sulle ragioni, sulla loro pertinenza, sulla loro forza. La ragione funziona abbastanza bene per soddisfare la sua vera funzione, che non è quella di aiutare dei ragionatori solitari a cercare la verità, ma è quella di aiutarci meglio a comunicare le nostre idee e apprezzare l'idea delle altre. E con questo in mente voglio concludere. C'è una lezione pratica di questa idea sulla ragione. Direi di sì. Primo, che bisogna essere più modesta sulla sua propria ragione. L'abbiamo, non è da disprezzare. Ma non è una via che ci dà certezza di avere ragione, di trovare le idee giuste. Non l'atteggiamento di pensare che la gente che hanno diversa di noi sono irrazionali, che il loro punto di vista sono ovviamente sbagliato, non è giustificato. Dunque c'è un po' di modestia cognitiva, aiuta a un buon uso della ragione. E l'altro lato di questo messaggio è che vale la pena di pagare più attenzione che lo facciamo spesso alle ragioni delle altre. Tante volte, non sempre, ovviamente, ci sono ragioni che sono pessime, sono idee che sono pessime, non sono un relativista per niente, ma in tante volte un dibattito c'è qualcosa da imparare del pensiero delle altre, delle ragioni che danno, e per difendere le loro idee e per criticare le nostre. E siamo in un certo, siamo più in grado di vedere quello che è di valore negli argomenti degli altri che lo sono loro stessi, come loro vedono meglio le debolezze dei nostri argomenti che le vediamo noi. Grazie.